Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. È stato salvato poco dopo le ore 13 l'uomo di Pianella che questa mattina ha abbandonato la sua macchina nei pressi del viadotto Cerrano dell'A14 e ha raggiunto il punto più alto minacciando di lanciarsi. La trattativa, durata oltre 4 ore, alla fine ha avuto l'esito sperato. L'evento ha peraltro comportato la chiusura temporanea del tratto di autostrada tra i caselli di Pescara Ovest e Atripineto è mandato in tilt la viabilità ordinaria. Il servizio di Jacopo Forcella. È stato salvato dopo oltre 4 ore sospeso nel vuoto il ragazzo di 27 anni di Pianella che questa mattina poco prima delle ore 9 ha lasciato la sua automobile nei pressi del viadotto del Cerrano e ha percorso a piedi i metri che lo separavano dal punto più alto dello stesso minacciando di lanciarsi. Il tratto autostradale tra Pescara Nord e Pineto è stato chiuso creando notevoli disagi alla circolazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti il 118 con l'ambulanza della Croce Rossa Italiana di Pescara e la medicalizzata di Atri, i vigili del fuoco, la polizia autostradale, i carabinieri e il personale di autostrade oltre che la polizia locale. I soccorritori erano arrivati sul viadotto sia sopra che sotto il ponte e i vigili del fuoco avevano montato un gonfiabile in basso. Un lungo tiro e molla, durato tantissimo tempo, col giovane costantemente monitorato anche dal punto di vista dell'idratazione, a causa del grandissimo caldo che avrebbe potuto condizionarne ulteriormente la lucidità. Alle 13:10 la svolta, coi soccorritori che lo hanno afferrato, sventando il tentativo di compiere l'estremo gesto. Fortunatamente senza tragedia questa spiacevole vicenda, purtroppo non è la prima in questo punto tra Silvi e Pineto. Oggi in realtà doveva essere una giornata in cui l'autostrada tornava, diciamo, ad essere scorrevole. Questa mattina hanno comunicato, insomma, che l'autostrada sarebbe stata chiusa in questo tratto per appunto un tentato suicidio. Adesso non conosco i dettagli, so solamente che dopo ore e ore le forze dell'ordine sono riuscite, insomma, ad evitare questa tragedia, fortunatamente. Adesso spero, insomma, che la persona, diciamo, protagonista di questo gesto, insomma, venga seguita a cercare di capire anche perché, insomma, sia stato questo gesto, questo tentativo. Di nuovo, insomma, mi complimento con le autorità, insomma, che sono riuscite a scongiurare questa ennesima tragedia in questo punto. Da questa mattina 50 immigrati provenienti da diverse zone dell'Africa sono collocati all'interno del centro di accoglienza straordinario di Moscufo. Gli ospiti saranno in sorveglianza attiva da parte della ASL per tutta la durata della quarantena. Il servizio di Stefano Recanati. Sono arrivati questa mattina, poco prima delle ore 7, presso il centro di accoglienza straordinario di Moscufo, il gruppo di 50 migranti partiti ieri sera da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Il gruppo, la metà dei quali minori, è formato prevalentemente da nuclei familiari provenienti da diverse zone del continente africano, come Ghana, Mali, Costa d'Avorio e Liberia. Gli ospiti, dopo aver effettuato i test serologici risultati negativi prima di partire per l'Abruzzo, resteranno in sorveglianza attiva da parte della ASL per 15 giorni. L'obiettivo, si legge in una nota della prefettura di Pescara, è la sicurezza, anche sanitaria, degli abitanti di Moscufo, della provincia di Pescara e degli immigrati stessi. Per questo è stato attivato un unico posto di sorveglianza H24 da parte delle forze dell'ordine. Mi hanno rassicurato ieri col tavolo tecnico la presenza di donne e bambini e anche il controllo attento delle forze dell'ordine. Poi la cosa migliore è che faranno la quarantena e poi saranno dislocati in altri centri di accoglienza, almeno solo per 15 giorni. Poi le forze dell'ordine la presenza ce lo garantiscono per 24 ore. Questa è la cosa che siamo riusciti ad ottenere ieri al tavolo tecnico. Il sindaco non ha altri poteri per decidere, purtroppo. Ci stanno organi superiori, il Ministero degli Interni, ci sta le prefetture, ci sta la questura. Io non ho potuto fare altro che ascoltare e cercare di mediare per trovare un compromesso per stare più vicino ai cittadini di Moscufo e a Moscufo. 7 Canadair, 3 elicotteri, 80 vigili del fuoco, 40 militari del 9° Reggimento Alpini, 70 volontari di protezione civile, 30 dipendenti comunali e 4 pattuglie della Polizia Municipale in azione da stamani sui fronti degli incendi che stanno colpendo la zona ovest dell'Aquila e che, pur essendo monitorati e controllati, destano preoccupazione tra operatori e cittadini. A censire le squadre di lavoro sul fronte c'è l'unità di crisi locale dei vigili del fuoco, dei comandi di Teramo e l'Aquila. Il comune ha
censito attraverso il COC 13 famiglie a ridosso della linea del fuoco che potrebbero essere spostate in alloggi provvisori in caso di minaccia reale alle abitazioni. Sopralluogo del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che ha dichiarato: le energie in campo sono straordinarie e la mobilitazione è ampia e sentita. In caso si rendano necessarie evacuazioni siamo pronti a intervenire con abitazioni sostitutive. Ha fatto il punto della situazione anche il dirigente della Protezione Civile regionale Silvio Liberatore. Nell'incendio di Arischia il fuoco è ancora alto, mentre nella zona di Cansatessa le fiamme sono in via di contenimento grazie ad una linea tagliafuoco lungo tutto il fronte e ai mezzi aerei. Gli inneschi degli incendi si trovano nelle zone alte della montagna, quindi lo spegnimento sta avvenendo prevalentemente dall'aria. Da terra si è potuto solo contenere l'incendio tenendolo lontano dalle abitazioni e dalle strade. Ieri sera intanto i carabinieri della Compagnia dell'Aquila hanno recuperato e portato in salvo un gruppo di scout di Roma con 4 minorenni e 9 maggiorenni, i quali stavano compiendo il tratto Terre Mutate tra il comune di Campotosto e Colle Brincioni, frazione del comune dell'Aquila, e che si erano trovati la strada sbarrata dal vasto incendio. I giovani non avevano potuto fare altro che accamparsi in sicurezza ai margini della strada statale 80 nei pressi del bivio per Capitignano, chiedendo aiuto per essere poi portati al sicuro. Cambiamo pagina, manifestazione per l'ambiente a Pescara, al centro della protesta la questione delle energie rinnovabili e quella della centrale Snam di Sulmona. Il servizio di Giuseppe Dintino. Dicono che vogliono cambiare il clima, ma se poi fai delle cose clima alteranti che dureranno per 70 anni, di che cosa stiamo parlando? Ci stanno prendendo in giro. Come molte altre regioni italiane, anche a Pescara gli ambientalisti scendono in piazza, o meglio in mare. La protesta è volta a indirizzare la società verso forme di energia rinnovabili ed ecosostenibili. Possiamo cambiare perché abbiamo le energie pulite che ci dà padre sole e terra madre, per poter fare tutto in santa pace senza distruggerla. Ma soprattutto per dire no al decreto semplificazioni recentemente varato dal Consiglio dei Ministri. Da mano libera ai potenti, è ciò che è scritto sullo striscione senza molti giri di parole. Decreto semplificazioni da mano libera ai potenti, perché? Perché per esempio per fare una prossima via non ci avremo più 60 giorni di tempo ma solo 30, perché le bonifiche bonificheranno soltanto il terreno e non l'acqua che sta sotto, e tanti altri problemi e inghippi che porteranno le persone a non poter incidere sul proprio territorio. Questo praticamente è un regalo appunto ai potenti. In primo piano anche le questioni abruzzesi. Sventola sul mare pescarese una bandiera no Snam, il simbolo della lotta contro la centrale a spinta e compressione di Sulmona e il relativo metano. C'è la centrale di accelerazione del gas a Sulmona e tutto il gasdotto Snam, che viene costruito in una zona altamente sismica e franosa, che è una follia da un punto di vista scientifico. Il TAR però ha respinto il ricorso dei comuni che si stanno battendo contro Snam. Strada spianata per ora al colosso delle infrastrutture energetiche. È pazzesco che nella nostra regione, comune, sono tutti quanti contrari, eppure questa cosa va avanti. È solo l'intervento delle istituzioni non basta. Non basta perché ci servono i poteri reali. I poteri reali sono quelli che girano poco prima delle riunioni dei ministeri e delle veline che danno ai ministri per poter decidere una cosa o un'altra. È ancora emergenza degrado, secondo il pentastellato Domenico Pettinari. Questa mattina è tornato in via Rigopiano a Pescara. Vediamo. Qui ci sono 19 appartamenti vuoti, alcuni anche ristrutturati, significa non assegnati, e a Pescara ci sono circa 700 persone in graduatoria, alcuni anche da 10 anni che aspettano l'assegnazione in un alloggio provvisorio. Questo grida vendetta. Cerca vendetta il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. Il 5 Stelle è tornato in via Rigopiano, Pescara, per puntare il dito contro quello che definisce degrado a due passi dall'ospedale. Sporcizia e spaccio, queste le problematiche delle palazzine Ater, secondo Pettinari. Seconda cosa, la sporcizia da tutte le parti. Qui urinano, sputano lungo i corridoi, lasciano immondizia da tutte le parti, dentro i palazzi, fuori, gettano l'immondizia dalla finestra e i cittadini onesti non ce la fanno più a sopportare. Poi nuovamente stiamo a denunciare perché era iniziato lo spaccio di droga. Spaccio di droga, quindi delinquenti, criminali. Io invito soprattutto le forze di polizia dell'ordine a seguire queste persone.
Pettinari chiede di verificare i requisiti degli assegnatari delle abitazioni, di controllare gli allacci all'energia elettrica, al gas e all'acqua, di assegnare le case vuote e di formare un comitato ordine pubblico in sinergia col prefetto. E questi controlli li deve fare il comune. Cambiamo di nuovo pagina, parliamo delle prossime elezioni comunali a Chieti. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione della sede elettorale del Movimento 5 Stelle ed è stato anche presentato il candidato sindaco. Si tratta di Luca Amicone. Vediamo il servizio. Bisogna accendere l'entusiasmo nei cittadini nella partecipazione politica attiva. Di cosa ha bisogno oggi Chieti? Innanzitutto di essere lanciata, di essere unita. È ufficiale, Luca Amicone è il candidato sindaco di Chieti per il Movimento 5 Stelle. Inaugurata la sede elettorale questa mattina, il 20 settembre, sottolinea il pentastellato, non sarà solo il giorno delle amministrative, ma anche quello del referendum grillino per il taglio dei parlamentari. È una squadra nuova quella a sostegno di Amicone, perché i consiglieri 5 Stelle della consigliatura che si appresta a concludersi hanno deciso di non ricandidarsi. I due consiglieri comunali uscenti, che per occasione ringrazio, per il lavoro fatto in questi 5 anni, non si sono più ricandidati per motivi professionali, quindi abbiamo ricostruito una squadra che comunque aveva anche elementi precedenti e quindi adesso siamo ripartiti con più slancio, con rinnovamento e siamo qui pronti ad accogliere le istanze dei cittadini. Siamo aperti al dialogo ma ci alleiamo solo con liste civiche, queste le parole di Amicone che così chiude la porta in faccia al candidato del centro-sinistra Diego Ferrara che aveva definito i 5 Stelle interlocutori privilegiati. Noi abbiamo aperto alle liste civiche, abbiamo fatto un appello, anzi ne abbiamo fatto più di uno, perché al momento noi possiamo allearci solo con liste civiche, quindi chi vuole, noi siamo aperti al dialogo, anche eventualmente ad allargare il discorso sul programma, noi siamo qui. Inaugurata questa mattina a Teramo la Fontana dei Due Leoni in Piazza Orsini, l'assessore comunale di Bonaventura ha ringraziato i restauratori e le ditte che hanno permesso di recuperare l'opera realizzata dallo scultore Pasquale Morganti tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Vediamo. Il recupero di questo importante monumento della città di Teramo è una bella storia da raccontare. Circa un anno fa abbiamo iniziato un percorso per la rimozione di tutte le transennature, purtroppo questo è un edificio importante interessato dagli eventi sismici e quindi era come prima operazione rimuovere le transennature e mettere in sicurezza il cornicione dell'edificio. Poi c'è stata la rimozione dell'edicola che stava ormai lì da anni chiusa, fatiscente, luogo di grado e poi si è tolto l'ultimo anello, togliere l'imbalcatura sopra la Fontana dei Due Leoni. Poi il miracolo che è avvenuto è che i due amici Corrado Anelli e Agostino da Gerandone, due importanti restauratori, si sono offerti di restaurare gratuitamente questo monumento importante. Oggi è sotto gli occhi di tutti, il monumento ha recuperato tutta la sua bellezza iniziale quando Pasquale Morganti l'ha realizzato nel 1989, se non vado errato, e quindi oggi siamo felici di riconsegnare la città un luogo così importante, un monumento così importante. La fontana di Pasquale Morganti, la fontana dei Leoni, è stata inaugurata nel 1899. Pasquale Morganti era uno scultore noto nella nostra città, aveva fatto i suoi studi a Firenze, pagati anche dalla provincia proprio di Teramo. Pasquale della Monica, che è stato uno dei suoi maestri, il grande pittore, lo ricorda come un uomo di gran talento e nonostante la scelta di mettere due leoni a guardia del palazzo di città, perché avrebbero voluto dei delfini, un uomo coraggioso ed inventiva, importante. Aperta ufficialmente da oggi la mostra dell'artigianato artistico abruzzese che si svolge ogni anno a Guardia Grele. Tante le novità per la rassegna arrivata al traguardo del mezzo secolo. Il servizio. Taglio del nastro per la 50ª edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese in programma da oggi, sabato 1 agosto, a Guardia Grele. L'esposizione artistica, organizzata dall'ente mostra artigianato artistico abruzzese, gode del patrocinio della Regione Abruzzo, dell'assessorato alle attività produttive, della Camera di Commercio Chieti Pescara e del Comune di Guardia Grele. I visitatori potranno accedere alla mostra tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 23, all'interno del Palazzo dell'Artigianato in via Roma 28.
2018. La novità di quest'anno è la formula rinnovata della mostra a causa del coronavirus, che consentirà di rendere visibile l'esposizione ai visitatori che non potranno arrivare in Abruzzo. L'ente infatti ha realizzato un virtual tour della rassegna che permetterà all'utente di visitare le stanze dedicate all'arte. È stato attivato inoltre un sistema di e-commerce gestito dall'ente per la vendita online dei manufatti, un progetto di digitalizzazione che offre una valida alternativa alla mostra. La mostra c'è da 50 anni, dal 1971, oggi celebriamo le nozze d'oro dell'ente mostra. Grande risalto a questa mostra, alla bellezza delle opere che gli artigiani abruzzesi hanno portato per questa occasione, e li ringrazio di cuore. Dico sempre che gli artigiani lavorano con le mani, ma nelle opere che realizzano ci mettono il cuore, quindi vengono fuori veramente dei capolavori di arte assoluta. Questa sarà una edizione particolare e andrà avanti con il rispetto di tutta la normativa Covid prevista dal Ministero della Salute, quindi chi arriverà a Guardia Grele sarà misurata la temperatura, sarà usato il gel disinfettante, il distanziamento, quindi tutte quante le norme di sicurezza, quindi si può venire tranquillamente a visitare la mostra di Guardia Grele. Bisogna prenotarsi, ma si può venire anche liberamente senza problemi e naturalmente con il rispetto dei tempi per quanto riguarda la visita. Veniamo da lontano, storia, cultura, tradizione abruzzese, però gli artigiani abruzzesi oggi si sono anche orientati verso le nuove tecnologie, quindi l'uso del 3D, l'uso del digitale, e sicuramente tante opere che sono esposte in questa mostra sono state fatte con l'uso di queste nuove tecnologie. Ad Alba Adriatica torna la seconda edizione di Reflex, istantanee del pensiero contemporaneo. La rassegna punta a stimolare una riflessione sui temi della contemporaneità. Saranno quattro le serate che daranno forma al palinsesto dell'evento. Tra gli ospiti Diego Fusaro, Gianfranco Pasquino, Umberto Galimberti e Ivano Dionigi. Il servizio. Sì, esprimo molta soddisfazione perché nonostante l'emergenza sanitaria e quindi per un momento avevamo rinviato Reflex, questa rassegna culturale al 2021, siamo riusciti a creare un cartellone con veramente relatori illustri per il mese di agosto, quindi Reflex per quest'anno e per l'emergenza che tutti noi sappiamo si sposta al mese di agosto, nonostante il suo periodo deputato proprio come era nato a marzo, maggio, anche in un'ottica di anticipazione della stagione estiva. Comunque siamo contenti di poter presentare questi ospiti, quindi sarà un momento di confronto, riflessione. Tre eventi si svolgeranno a Villa Flaiani, mentre solo uno, il 19 agosto, con Umberto Galimberti, la location sarà Piazza del Popolo. Appena 15 giorni per mettere in piedi il cartellone con dei partner, dei compagni di ventura davvero importanti, e quindi si torna ai fasti dello scorso anno. Sì, assolutamente, nonostante il poco tempo questo non deve essere un sinonimo di scarsa qualità, e infatti devo proprio ringraziare, grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Culturale Luoghi della Scrittura e della Proloco Spiaggia d'Argento, che ci hanno permesso di realizzare questo evento nonostante il poco tempo a disposizione. Posti contingentati, ma c'è anche l'idea di un'app per prenotare. Sì, infatti, grazie che mi hai fatto questa domanda, perché avevamo proprio comunicato tramite la pagina Reflex che gli ingressi sarebbero stati contingentati fino a esaurimento prossimi, raccomandando la puntualità, perché ci sarà da firmare, come sapete, una sorta di dichiarazione, ma dato che negli ultimi giorni l'ufficio IAT è stato contattato da molte persone, stiamo valutando se creare un'app, di cui comunque forniremo comunicazione tramite la pagina Reflex. Lo sport, serata amarissima per il Pescara, che a Verona ha visto sfumare la salvezza un minuto dalla fine. I risultati degli altri campi consentivano ai biancazzurri di centrare l'obiettivo anche con un pareggio, ma il gol all'89esimo di Garitano ha fatto saltare i piani. Prestazione nulla da un punto di vista offensivo per il Pescara, la cui salvezza passa dal play-out col Perugia. Ma se giovedì il CONI dovesse restituire anche un solo punto al Trapani, il Delfino sarebbe retrocesso in Serie C. Paolo Renzetti.
Fatal Verona per il Pescara che perde di misura nel torrido catino del Bentegodi finendo nei play-out, ma con il punto interrogativo del ricorso del Trapani che verrà discusso il 6 agosto. Se ai siciliani verrà restituito anche un solo punto per il Pescara, sarà Serie C. Sottili ritrova Galano e mette in campo la sua squadra con il 4-3-2-1, ma con Memusciai alto e Crecco in mediana, panchina iniziale per Clemenza e Pucciarelli. Il Chievo di Aglietti risponde con il 4-3-3 nella serata caldissima, l'avvio di gara e a buon ritmo, ma con le due formazioni guardinghe e con i due portieri mai seriamente impegnati nella prima parte di tempo. L'unica nota di rilievo è l'ammonizione di Memusciai al 22esimo, ci prova Garritano dai 22 metri con il pallone che finisce sopra la traversa. Al 25esimo ci vuole però tutta la bravura di Fiorillo sul tiro ravvicinato di Segre, ottima risposta dell'estremo abruzzese che risponde presente nella gara più importante della stagione. Sale un po' il baricentro dei locali con i biancazzurri che provano a ripartire in contropiede, anche se al 31esimo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Giorgevic che mette di poco al lato. Sì, al 36esimo è Fiorillo ancora una volta a salvare in angolo, rischia il Delfino anche con Palmiero ammonito dopo Memusciai. I biancazzurri soffrono perché non riescono mai a rendersi veramente pericolosi con Galano che al 41esimo ci prova su punizione con Semper che controlla però senza problemi. Gli ultimi minuti della prima frazione di gioco vedono ancora il Chievo insidioso al 44esimo e ancora con Giorgevic che dalle parti di Fiorillo non riesce a concludere a rete. Nella ripresa avvio di gara su ritmi non elevati con il caldo che costringe i giocatori delle due squadre a dosare le forze in campo. Al quarto d'ora si infortuna Palmiero che lascia il campo a Castanos. Al 16esimo ancora Fiorillo protagonista con la parata su Giorgevic che ancora una volta arriva ad un passo dal gol. Soffre il Pescara anche in questa ripresa con la partita in mano al Chievo che fa anche molto possesso palla. Al 24esimo si fa male del Grosso che viene sostituito da Scognamiglio. Sottile passa alla difesa a 3 con il lento trascorrere dei minuti. La gara resta così sul risultato ad occhiali con il tecnico del Pescara che poi al 38esimo manda in campo Bruno e Borrelli al posto di Memusciai e Maniero. Ma il Chievo preme e al 39esimo Vincenzo Fiorillo è miracoloso su Garritano sotto misura con la sofferenza abruzzese. Davvero incredibile in un finale di partita che vede poi il gol dei padroni di casa all'89esimo ancora con Garritano, questa volta riesce a beffare il portiere del Pescara regalando il vantaggio alla sua squadra. Vede l'inferno dei playout il Delfino, ora costretto ad una rincorsa disperata nei 6 minuti di recupero per evitare la pericolosa coda dei playout, e con il direttore di gara che al 95esimo non vede un tocco con la mano di Grubach in area clivense e con l'1-0 che si cristallizza al 96esimo e che così condanna la pool salvezza la formazione abruzzese, ma solo se ci sarà la conferma della penalizzazione del Trapani. Per il Pescara inizia una settimana davvero di fuoco. Questa sconfitta arrivata all'89esimo, Pescara fino a un minuto dai tempi regolamentari era praticamente salvo. Sì, hai detto tutto tu. Ancora una volta per un'ingenuità difensiva abbiamo preso gol. Onestamente non è che avessimo, se non sulle palle in mezzo, che purtroppo noi soffriamo quest'anno da far paura, però alla fine voglio dire, hai preso gol e ti trovi in questa situazione, è chiaro che ci metto la faccia perché io sono il presidente ed è giusto che ci metta la faccia. Adesso c'è una settimana di lavoro da fare. Bisogna fare in maniera tale che si arrivi contro il Perugia ad avere sicuramente un atteggiamento diverso, anche perché una delle due la devi vincere altrimenti vai a casa. Ma io credo che se al Trapani dovessero ridare i punti vuol dire che in questo calcio si può fare tutto e quindi dal prossimo anno il Pescara non pagherà più nessuno. Lei aveva detto la settimana scorsa a Verona dovremo giocare la partita della vita, questa sera almeno dalla tribuna è sembrato di non vedere una squadra che giocava la partita della vita, è d'accordo? Ma sono d'accordo perché se non arrivano i risultati è evidente che manca qualcosa, è evidente che la squadra sta dando meno di quello che può dare. E io ci metto anche che adesso probabilmente tremano le gambe perché tanti di loro nel modo più assoluto non avrebbero mai pensato di trovarsi in questa situazione, ed è difficile quando ti trovi in questa situazione per gente che magari non è abituata, però siccome ci siamo o tirano fuori i coglioni oppure è giusto che andiamo dove dobbiamo andare. Un tocco con la mano di Grubach in area di rigore al 94esimo, a Trapani c'era un rigore per fallo di Clemenza in area, col Perugia 2 gol segnati dal Perugia in fuorigioco.
Sì, però se ne parlo io diventa sempre, sembra quasi di cercare alibi. Noi lo abbiamo sempre detto. Di cercare alibi, quindi in altre città quando ci sono questi torti vanno giù pesante, noi invece andiamo sempre giù pesante nei confronti della squadra e probabilmente qualche volta bisogna andare pure farsi sentire anche a livello di stampa, perché è evidente quello che dicevi tu, cioè che nelle ultime 5-6 partite abbiamo subito dei torti che onestamente sono sotto gli occhi di tutti. Come si fa a ripartire per questa doppia sfida play-out da un punto di vista anche soprattutto mentale? Se non hai gli stimoli, se non riesci a trovare dentro di te gli stimoli per salvare una categoria che per tutti quanti è importante, in primis per la città, per la società, per i tifosi, ma anche per i giocatori, perché molti di loro è vero che andranno via, ma molti di loro dovranno rimanere a Pescara, hanno i contratti a Pescara, quindi cioè, voglio dire, se non trovano lo stimolo loro, chi li deve trovare? Il basket, sarà la Teramo Spicchi a portare avanti il basket in Serie B a Teramo dopo la cessione del titolo da parte della vecchia società a quella del presidente Fabio Nardi, che ascoltiamo. Sì, diciamo completamente cambiata e stravolta soprattutto. Noi 10 giorni fa stavamo ancora proiettati che dovevamo fare il campionato di C-Silver o al massimo di C-Gold, di un eventuale ripescaggio, comunque la domanda l'avevamo fatta. All'improvviso è arrivata questa opportunità e l'abbiamo presa al volo, però ecco, una settimana di... che ancora non ci rendiamo conto, perché in una settimana abbiamo dovuto produrre parecchie pratiche, parecchia burocrazia e adesso diciamo ci siamo. C'è stata subito intesa con il presidente Ruscitti e la Teramo Basket? Sì, assolutamente sì, senza problemi. Sono amici che in questi anni comunque conoscevamo perché per rapporti comunque tra le società, quindi senza problemi. Loro avevano intenzione di cedere il titolo. Noi a quel punto ci siamo resi conto che questo titolo sarebbe andato fuori città e siamo sentiti un po' carichi di responsabilità. Abbiamo detto va bene, è il momento. C'è ancora uno staff tecnico da definire, però si parte con l'obiettivo di default, ecco, come si è detto in conferenza stampa, di mantenere ovviamente la categoria. Sicuramente noi arriviamo per la prima volta in questo campionato, non conoscendolo non posso pensare di avere obiettivi diversi da quello di non mantenere la categoria. Questa categoria che adesso è stata diciamo acquisita e così, e dobbiamo per forza di cose mantenerla. Lo staff è ancora presto, adesso fino ad oggi mi premeva che tutta la documentazione arrivasse in federazione senza problemi e adesso già da domani si inizia a pensare allo staff, tutte le figure, i giocatori e tutto quello che c'è da fare. E si giocherà qui al Palabinchi, al Palacquaviva per insomma con dei lavori che aumenteranno la capienza come nelle vostre intenzioni, ma c'è anche il Palasca. Certo, assolutamente, il Palasca innanzitutto per me è fonte di ricordi e di orgoglio, perché avendo vissuto tutta la trafila delle giovanili e poi come tifoso della loro basket di Serie A, quindi per me poter giocare con una mia società anche un titolo di Serie B al Palasca è bellissimo, proprio è un onore. È logico che avendo noi la palestra qui dell'Acquaviva in gestione non dispiacerebbe disputare le partite qui, anche perché ritengo che magari è meglio avere una palestra più piccola ma sempre piena che magari avere le stesse persone in un impianto molto grande dove magari non fa la differenza il pubblico. Io essendo cresciuto anche come tifoso vorrei una palestra calda, un impianto caldo diciamo. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Le prossime edizioni del TG6 alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.